Ed eccoci tornati su Princess Peach Showtime, secondo episodio della serie. Nel primo abbiamo fatto il grandissimo tutorial e solo adesso noto quanto è catchy questa canzoncina, mi piace parecchio. Secondo episodio, proviamo a fare il resto del piano. Boh, vediamo quanto ci mettiamo. Cambiato vestito a Peach, clamorosa. Commentino, like per Peach. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto. Anche qua abbiamo una sbrega di robe. Tecnica ninjutsu, fiume in piena. Sembra un po' esagerato. Ah, se vi dirò la verità, ragazzi, io questi 4 livelli li ho già provati da Nintendo in anteprima, ma non ho preso il 100% delle robe per un semplice motivo: non volevo farmi spoiler da solo. Non leggevo nemmeno i dialoghi. La cosa vi stupirà, ma è la verità. Ehi, ehi, che è sta... È un po' altino il volume. Ci sono delle differenze rispetto alla demo che ho provato io. Ogni classica storia di ninja comincia in un villaggio. Ah, ma siamo in Sardegna, perfetto. È meglio non andare da quella parte. Va bene. Quindi andare qua? Ola. Bel passaggio. Ok, ok. Ci pigliamo un collezionabile che non è proprio collezionabile. Cosa è scritto? Ok, questo sentiero porta alla dimora del saggio. Io controllo tutto perché... Ok. Perfetto. Pure i simboli clamorosi. Passaggio segreto che mi porta di qua. Ovviamente noi dobbiamo evitare quei cosi, quelle guardie. Ma secondo me, zitto, zitto, lì c'è qualcosa. Sai? No, non c'è niente. Ci sono rimasto genuinamente male. Ma non c'è un posto dove fare... Cioè, sì, qua c'è da fare... classico. L'avete visto? Due. Come hai fatto a trovare questo posto? Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Tasto R, passo la paura. E tu pensi di fregare me? Ma non c'è nessun posto dove fare il... Ha! Col tasto dorsale. Il ha! Termine scientifico, medico, clinico. Per quando ci sono i fasci di luce e attivi il potere col dorsale che ti attiva zone segrete. Ah, lì c'è già il potere nascosto. Il bro... Ok. Soldi! 47. Dopo le spese pazze dell'altra volta. Ah, subito, diretto, ok, ok. Eccoci qua. Potere del cristallo di luna, vieni a me. Divento per un attimo Sailor Moon. E poi, via. Mi trasformo nel ninja, credo. Non lo sono sicuro. È il ninja, sì. È il ninja ninja. Ninjutsu, sì. Sì, il livello era questo. E lui, via. Bellissimo. Di questo piano, il mio preferito. Punto! Bellissima. Allora, a parte che ha un sacco di poteri, può fare un sacco di robe che non so fare. Ma come? Ma dai, qua c'era un qua c'era qualcosa di nascosto, me lo sento. Comunque, qua abbiamo il salto a parete, stranamente. Ok, abbiamo preso il terzo, quindi stiamo andando bene. Sto facendo tutto in ordine. C'è un collezionabile da qualche parte. Non so dove. Non so dove. Io controllo ogni punto, ogni accesso. Secondo me... Avete visto? Questo mi puzza di collezionabile. E basta? Che delusione. È vero. Chi hai? Bellissimo. E flex. Oh, vabbè, mio. Tutto giusto, tutto giusto. Non si sbaglia un colpo. Lì su si può salire? Eliminato in maniera un po' barba. Ok. Dai, qua si può. No. Eh.
Monete, soldi. Ma tu sei la ninja, una ninja della leggenda? Non credo proprio. Eliminato. Eliminato. Bello. Anche sul muro. Questo non me lo ricordavo mica, sai? Piero. Qua c'è qualcosa. Palese. Livello bonus. Livello bonus. Livellino. Livello bonus. Molte monete. Tutto qua? Certo che qualcosettina in più me la poteva anche dare sto gioco. Sono genuinamente rimasto male. Chiai. Ok, madonna. Questa. Mimetizzarti col muro. E io non voglio. Ulla! E questo? Vabbè, fenomeno. Io come salgo di su? Supponiamo che io voglia salire. Impossibile. No, ma broschi, aspetta un attimo. Io di su ci posso salire. Tanto non mi vede. È moderatamente stupido. Sì, bellissimo. Ma secondo me ci si può arrivare. Spettacolo. Vabbè, il CEO dei salti. Grande uomo salto. Doppietta. Così a gradire. Ragazzi, io vi ho salvato il popò, però voi... voi mi dovete dire una cosa. Ma sta luce verde? Ah, indica semplicemente che io sono lì e basta. Pensavo fosse qualcosa di extra. No, non vedo niente di attivabile qua. Easy. Aspetta, questo? Quello mi puzza, Quello puzza tanto. Non lo so. C'è qualcosa qua che non mi torna. È troppo vuoto qua. Secondo me qui ho missato qualcosa. No, qua non c'è... Bisogna sempre fare attenzione. La luna. La luna sorride sempre agli shinobi. Non credo si possa risalire qua. Ok. Oh no, va. Eccolo lì. Eroe. Ok. Easy. Si può. Siamo qua. Qua c'è qualcosa di nascosto. Non credo proprio. Senti, facciamo così, va. Siamo degli shinobi di un certo livello noi. Salve. Si può? Un fenomeno. Ok, non ho missato niente per ora. Ok. Non abbassare la guardia. C'è un rotolo lì. Il nemico vuole i nostri rotoli. 1, 2, 3, 4. Ah, tecnica ninja. Chiaramente. I rotoli sono nelle mie mani. Non farlo scappare. Corro. Anzi, corro dopo, aspetta. Che magari qua c'è qualcosa. Chiaro? No, non mi risulta ci sia qualcosa. Ok, seconda parte. Qua chiaramente c'è la rincorsa. Qua bisogna stare attenti perché è questione proprio di attimi. Che si perde proprio la roba. Fenomeno. No, ma... ma come dovevo prendere? Ah, l'ho preso. Missato uno. Grave. Quello missato.
cosa ho missato? Reato di missare. Ho missato qualcosa. Praticherò Arakiri. Ma stai scherzando? Vabbè, questo è un po' difficile. Questo è un po' complesso da fare. Rotolino! Questo è un potere. Sembra un po' eccessivo. L'attacco della tigre. Ma che cavolo. Sembra un po' eccessivo per un rotolo. Ok. Che in realtà sono tre. Questo è un altro. Ne ho missate due. Vado a cercarle. Non esiste. Non esiste che le lascio qua. Dove... Ma dove le ho lasciate? Vestito ninja clamoroso. Ma dove le ho lasciate? Ma stai scherzando? A parte che adesso me lo devo rifare tutto per capire cosa ho missato e dove. Ma voglio capire una cosa. Il gioco è magnanimo con me? Quelle conservate me le tiene? O devo pigliare tutto insieme? Se no, buonanotte. Centro. Ma non si vede bene questa cosa, cioè, pensavo. No, aspetta, ma in che senso non mi fa rientrare? Ma aspetta, è uno scherzo. Ah, no, okay, devo solo allontanarmi. Let's go. Quali mi mancavano? Cioè, allora, aspettiamo, io farò il taglio adesso, farò le solite magie in editing. Ma come faccio a capire quali mi mancano? Qui sarebbe stato molto comodo. Cosa mi dà un fastidio, cane? Non dirmi che riparlano di nuovo. Sì, riparlano tutti. Un po' stancante da questo punto di vista. Ok, allora. Mi serve beccare semplicemente una... un collezionabile? Ok, tecnicamente me li dice già. Ok, tecnicamente me li dice. Ok, vado a cercare quelli che mi mancano. Ah, c'era questo nascosto. E chi l'aveva visto? Sono andato subito a recuperare il tizio. Se non c'è... Ok. Ok, e una era qua. Abbastanza, insomma, intuitivo, dai. Adesso, però, mi manca quella. E quella dov'è? E quella dov'è? Anche perché adesso si corre. Ok, forse lui. Ah, era lui! Era così semplice. Ma che scemenza. Ok, e con questo dovrei aver preso ogni cosa di questo livello. Quindi, come era abbastanza intuibile, sì, praticamente... Ok, 20, perfetto. Beh, sono due livelli, quindi 10. Come era abbastanza intuibile, probabilmente si riesce a fare addirittura un piano ad episodio. Quindi potrebbe essere molto rapido questo let's play. Interessante. Adesso sto prendendo un po' di mestichezza col tutto. E poi dai prossimi iniziamo un po' a capire, anche perché questo gioco è uscito... il weekend del 22, non vorrei disintegrarlo. Ma piuttosto che questo, anzi facciamo subito questo, andiamo in ordine. Facciamo Cowgirl. Questo è difficile, ne sono sicuro. La Cowgirl nel Far West. Iniziamo male. Iniziamo molto male, perché io onestamente questo qua non me lo ricordo minimamente. Ho giocato anche questo nella demo. Ho giocato Fast and Furious, quindi... Questo rumore lo odio. Mi manda il cervello in pappa ogni volta che lo sento. È fortissimo poi. Se te stai giocando, ti rilassi e ti... Voilà. Prendete qualsiasi cosa di valore. Il logo del cattivo del gioco è molto carino. La locanda selvaggia. Dite addio alla sete. I banditi stanno seminando il caos.
Scopriamo se è vero. Oh. Qua c'è tizio nascosto. Dobbiamo riprenderci il mal tolto. E qua non vedo niente. Ma sto qua? Lo capisco. Non ci si può mettere da nessuna parte. Cioè, letteralmente tutto qui. Dovevo solo togliere... Vabbè, dovevo soltanto salvare... il broschi. Sento che mi è venuto il coraggio. Va benissimo. Qua controllo un po'. Qua sto ispezionando. Per vedere cosa c'è. Ma mi... no, ecco qua. Opla! Quindi suppongo anche questo. E suppongo anche questo. Godo! Ottimo! Ho fatto bene a controllare. In due possiamo aprire quella porta. Apritela. Dai, vi aiuto io. Vabbè. Mi sembra un po' esagerato. Ah, sapete cosa mi ricordo? I Diglett? Tempo fa giravo un'immagine stra... What the heck? È qua su, vero? Altri soldi e neanche pochi. Ma si può spaccare? Se volevi. Anche questi sono tanti soldi. Questi non si possono spaccare. Mentre qua si può salire. Alto là. Ok. Ci vado subito. Ok, quello dovrebbe essere il boss di questo livello. Però secondo me stando qua... Aspetta. Non credo proprio. Io ci entrerei, però lì vedete cosa c'è. Cioè, se io passo da qua... Bello! E siamo a due. Ah, tornano normali? Cioè, loro dopo un po' tornano normali. Quindi tipo solo un effetto momentaneo per loro che sono qua davanti alla locanda. Ah, capisco. Sta cosa... Oddio, sarà utile più avanti? No. Perché chiaramente, a meno che non rigioco questo livello... Ragazzi? A meno che non gioco di nuovo questo livello... Non mi servirà più questa feature. Cioè, dubito che vengano riciclati. Ok. Immaginavo. Appena ho visto le lanterne ho fatto... Non sono proprio lanterne, sono proprio lampadine, dai. Oh, oh, guarda questo. Va bene? Ah, eccolo qua, il collezionabile. Quindi ogni livello ha un fiocco. Qua siamo a tre. Ok. Oh, per cliccare ricomincio. Dietro questi barili c'è il mio potere. Prego, messeri, girate per me. Oh, incredibile il potere che sa dare Peach agli altri ma non a se stessa. Peach, diventa forte, muovi le cose da sola. Ottimo, ottimo. Mi abbevero. Così sono più performante. Non male, non male. Peach Cowgirl. Ma quella è salsa. È letteralmente salsa di pomodoro. What the heck? Zapawa. Adesso fa molto ridere. Chi ti credi di essere? Una specie di eroina? Beh, almeno mi posso divertire per un po'. Yeah. Mamma mia, spettacolo. Salvato. Ah, quindi posso fare anche così.
voi avete la priorità. Ok, presi tutti e 5. Beh, bellina questa, eh. Ok, siamo a 4. Beh, non te la cavi male. Al buio. Sto letteralmente spammando un tasto. Cuori! Ah, mi hanno fatto... mi hanno rifullato. Seguiamo il capo. Te li sei persa per un secondo. True. Ma noi abbiamo un cavallo, che se vedete è attaccato con dei fili, perché è sempre una narrazione da teatro. Sembra un po' esagerata come cosa. Cristo santo, siamo solo a cavallo. Ecco, io ogni volta che succedono ste robe mi perdo un sacco di cose. No, vedi. Perché stavo aspettando questo. Oh, qua me ne sono persi tantissimi. Ok, questo l'ho preso. Qua... no, dai, ne ho preso solo uno. Dai, solo uno non fa niente. Sono i frammenti più che altro. Lì c'è un altro, comunque. Ma l'ho colpito e non mi ha dato la... capisco. Me la sono mandata da solo prima quando ho detto solo se devo rigiocarlo. Questa roba? Boh, vabbè. Aggrappata. Opla! Sì, ne ho missate due. Una era... sono i frammenti. Ok, che abbiamo mancato. L'altra era sul... scusa un attimo. Letteralmente sembra quando in Super Mario, poco prima di un Bowser Jr. o un generico Koopa, ti danno il power up nascosto. Cioè, stavo rischiando di perdermi questo. Stavo cercando di... stavo rischiando di perdermi un collezionabile. Male, 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 male. Ecco qua la boss fight. Salve, si può? La vedo ben presente. Mi hai voluto inseguire fin qui a tutti i costi. E allora te la sei cercata. Regoliamo una volta per tutte i conti. Oh, mio! Zitto! È molto semplice come combattimento questo. Ah, guarda un po'. Il bro torna. Adesso bisogna stare attenti perché non lancerà con la stessa facilità come prima. Un po' storto, vedo. Siamo a 2. Ovviamente, come ogni boss fight che si rispetti, ci sono, tra virgolette, 3 fasi. Vediamo cosa c'è se lo... no. Oh, ho solo un cuore, ma io non l'avevo mica visto. Da quando? Ho solo un cuore. Beh, direi finita, no? Sei esausto. Tanto una sorta di toro. Eccolo qua, l'ultimo. Ce lo meritavamo, ce lo meritavamo. Faccio un attimo mente locale, quindi. Bevo. Prendere tutti i frammenti. E inseguire i cavalli a sinistra dal ponte. Nuovo fiocco per vestito. Vestito cowgirl. Un po' una mucca. Come pattern, però, insomma, ci sta. Toro, mucca. Un po' a tema con le cowgirl e i cowboy. Easy, per adesso questo comunque è abbastanza semplice. Forse è quello con meno segreti. Per adesso. Non saprei. Una cosa è sicura, però adesso vado a finirmi anche questa al 100%. Adesso scoprirò la fine del gioco, che in realtà devo prenderli tutti insieme di botto. Quindi quando i livelli sono fatti, vabbè, abbiamo visto che la porta diventa turchese. Non sottovalutabile come roba. Perché probabilmente non è un colore scelto a caso. Probabilmente sarà ricorrente in qualche modo. Però devo smetterla di analizzare perché questa non è una roba di Zelda. Vado a recuperare ciò che ho perso. Bene, è arrivato il mio momento. È arrivato il momento di brillare.
Ok, eccolo qua. Eccolo qua. Ma dove va? Ma dove va? Che buono. Ok, qua dobbiamo andare a sinistra. Ok. Preso. Ok, abbiamo anche l'ultima. Perfetto. Finito. Ho ottenuto tutto quello che c'era da ottenere. Godo. Spero comunque che tutto questo ne valga la pena. Perché, cioè, io sto ottenendo tipo tutto, ma ne vale la pena? Penso di sì. Spero ci sia un finale tipo segreto, un qualcosa di secondario che verrà sbloccato da tutto ciò. Fosse solo per la gloria. Fail totale. Incredibile. Fail gigantesco. Speriamo di no. Caricamento. Ed eccoci qua. Allora, ecco qua infatti. Camerino. Abbiamo un bel po' di cose. Oh beh, no, è palesemente Animal Crossing. Questo è Animal Crossing. Sì, è una mucca. Ninja, spadaccina. Eh sì, questo però è il più bello. Punto, veramente il più bello. C'è un punto di tre punti di domanda lì. Strano. Collezione, vediamo. Costumi di scena. Ah, qua me li fa proprio vedere quelli che ho sbloccato. Ok, musica. Mi fa vedere tutte le musiche. E qua, ah, tutti i filmati. Suppongo che siano trasformazioni più... Oddio, se sono solo trasformazioni, sono poche. No, ma c'è anche il prologo. No, è molto poco. È molto poco quello che c'è qua. What the hell? Se vado in scenari... Hola! Cos'è? PT, PS, PT, PS è quello che ho fatto prima. Sì, ho ottenuto tutto l'ottenibile. Non c'è nient'altro qua da ottenere, credo. Ok. A livello di minutaggio comunque ci siamo. Abbiamo fatto due livelli, direi che ci siamo alla grandissima. Prossimo episodio. Peach pasticcera o pasticciona. Ed eventuale boss del piano. Boh, ci sono delle scale, ci sono dei laser. Suppongo che dopo un eventuale boss io possa salire. Non lo so. Prossimo episodio si saprà.